Di fatto, in tutta la Versilia, l'abbattimento dei casi l'abbiamo avuto praticamente solo nel comune di Viareggio. E questo è significativo, fa capire come ci sia effettivamente differenza tra il comune di Viareggio e gli altri che non hanno adottato le misure da zona rossa. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che per riuscire ad avere un abbattimento vero e proprio è necessario, secondo il mio punto di vista, adottare la zona rossa in tutti i comuni della Versilia. Allora avremo veramente dei risultati importanti. Comunque noi a Viareggio questo risultato lo stiamo ottenendo faticosamente, perché naturalmente è complicato per tutti tenere questo ritmo diciamo di chiusure che non aiuta nessuno, che crea complicazioni a tutti, però al primo posto ci deve essere la salute e noi ci dobbiamo muovere di conseguenza. Tenete anche presente che l'ospedale Versilia, come vi ho detto, è diciamo ormai al limite dei posti letto disponibili, 10 in terapia intensiva, 85-86 nei letti Covid ordinari, ci sono stati alcuni trasferimenti in altri ospedali, in particolare l'ospedale di Pisa, la clinica universitaria, per cui è necessario abbattere i positivi, abbattere il contagio, abbattere i malati, perché altrimenti il numero dei malati naturalmente. Perché altrimenti ci possono essere delle difficoltà a livello proprio di gestione della malattia a livello di ospedale Versilia.